A Umago si prospetta un Natale ricco di eventi e delizie per il palato. Come presentato alla conferenza stampa tenutasi lo scorso 19 novembre e a cui hanno partecipato Larisa Gasperini, Iva Jakac Brajković e Milan Popović, rispettivamente direttrice dell'ente Festum, consulente agli eventi, protocollo e pubbliche relazioni della città di Umago e direttore dell'ente turistico di Umago. Giunto alla sua nona edizione, il Natale un Magico quest'anno cambia location. Trasferendosi nel parco dell'Università Popolare Ante Babic, dove ad attendere i visitatori ci saranno tanta buona musica, spettacoli, divertimento e una vastissima scelta di prelibatezze enogastronomiche. L'appuntamento in programma dal 6 al 31 dicembre è patrocinato alla città di Umago dall'ente Festum e dall'ente per il turismo della città di Umago, con il supporto finanziario della società turistica Plava Laguna. Allora quest'anno la città di Umago e l'ente Festum hanno preparato un programma ricco di sorprese e tante novità per quel che riguarda il nostro Natale magico. Innanzitutto abbiamo deciso di spostare il programma sui tre weekend dell'avvento, quindi il programma inizierà con giovedì 6 dicembre e finirà con il grande concerto di Capodanno. Il 6 dicembre abbiamo in programma un warm-up party dove presenteremo sia i nostri ristoratori che il villaggio magico con tante sorprese, con il Babbo Magico, con la casetta di Babbo Natale e con il concerto del gruppo Nola. Poi seguirà il 7 dicembre l'apertura, l'inaugurazione ufficiale del Natale Magico con i bambini delle scuole e degli asili che saranno sempre presenti anche durante le mattinate di sabato e domenica, quindi durante il weekend, con i programmi che vengono preparati dalle nostre associazioni, quindi cori, gruppi vocali, gruppi di ballo, comunità degli italiani, quindi tutti i nostri concittadini che hanno deciso di essere parte del Natale Magico. Poi per quello che riguarda il programma serale, assieme ai nostri ristoratori abbiamo organizzato tantissimi concerti, più di 20 concerti, dei quali possiamo, oltre al gruppo Nola, possiamo mettere in evidenza il gruppo Febra, quindi i nostri umaghesi, poi ci saranno i Master Band, i Funbox Band, ci sarà Eddie Marogin, quindi il gruppo Gustafi in versione ridotta però jazz and blues. Poi sabato 22 dicembre arriva forse il concerto più importante, quello più grande, dove Umago ospita Neno Belan e i Fumens. E il tutto in un certo senso culminerà con il grande concerto di Natale che ormai Umago organizza come da tradizione il 23 di dicembre, dove presso la nostra sala del teatro ospiteremo Nina Kraljić e Bojan Jambrosic. Il veglione, ovvero la vigilia di Natale, trascorrerà anche in compagnia e in allegria, perché sin dalle 10 di mattina il sindaco e i suoi collaboratori saranno presenti nel villaggio magico e distribuiranno del baccalà per tutti i cittadini con il concerto di Angelica and the Devils. E poi ci spostiamo il Natale, lo trascorriamo in famiglia e il 26 di dicembre è riservato per la grande corsa Ho 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 Run che si svolgerà appunto per le vie di Umago. Per quel che riguarda il Capodanno, Umago ha deciso di essere presente anche quest'anno e di organizzare il veglione di Capodanno in piazza. Così dalle ore 9 del 31 dicembre vi aspetta DJ Andy che scalderà l'atmosfera per il grande concerto di Lidia Bacic e della sua band che vi accompagneranno nella notte di Capodanno e vi accompagneranno appunto nei primi minuti del 2019 con Lidia e i grandi fuochi d'artificio che sono anche in previsione. Quindi un programma davvero ricco, un programma variegato per tutti i gusti e noi cogliamo l'occasione per invitare tutti i nostri concittadini e tutti gli ospiti a venire a visitare Umago e a trascorrere con noi un Natale davvero magico. Le ore mattutine di venerdì, sabato e domenica saranno riservate alla musica e alle matinee cinematografiche per i più piccini, a cui faranno seguito le esibizioni di numerosi artisti collettivi, tra cui l'orchestra di Fiati Nasha Sloga, il coro misto Corona e quello della comunità italiana Fulvio Tolmizza, il gruppo vocale Stravaganti, i gruppi di danza Blue Dream, Country Fitness, i ballerini Over 50 e il complesso Angelica e The Devils. Gli energici Techno Vikings si esibiranno il 26 dicembre, giornata in cui si terrà anche l'ormai tradizionale corsa Ho 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 Run.
L'offerta musicale dei programmi serali vedrà come protagonisti gruppi e artisti come Neno Bella e Fumens, Nola, Febra, Super Cover Band, Eddie East, Trains Blues, Master Band, Tri Kralja, Grooves and Molly, Bojan Jambrušić e Nina Kraljić. Il clou del Natale Magico avrà luogo la notte di San Silvestro in Piazza Libertà con il concerto della cantante pop Lidia Bacic, la quale chiuderà in bellezza il 2018 per dare il benvenuto all'anno nuovo con tanto di fuochi d'artificio che faranno da sfondo ad un appuntamento da non perdere. Le giornate di Gnanesi dell'Olio d'Oliva Novello costituiscono un evento originale che in tre giorni attira più di 20.000 visitatori, appassionati di olio d'oliva e di specialità gastronomiche di alto livello. Accanto ai numerosi espositori che presentano i propri oli d'oliva novelli, la manifestazione offre al pubblico varie forme educative incentrate sull'olio d'oliva. L'Oil Bar e le conferenze tematiche accompagnati dall'apprezzato gastro show che attira i migliori cuochi e ristoratori d'Istria. Siamo arrivati alle 14esime giornate dell'olio d'oliva novello qua a Dignano. C'è la presidentessa Colinda Grabar-Kitarović quest'anno. Sì, buongiorno a tutti. Quest'anno abbiamo l'onore di ospitare la presidentessa all'apertura. È un grande onore per questa nostra manifestazione, però penso che questo abbiamo meritato, siccome il brand del nostro olio di Dignano è conosciuto veramente in tutto il mondo. Mm-hmm. Quanti espositori ci sono quest'anno? Quest'anno abbiamo 106 espositori e attendiamo circa sulle 20.000 persone, speriamo anche di più. 20.000 persone che gireranno qua intorno e assaggeranno tutto normale il nostro protagonista che è l'olio d'oliva. Quest'anno all'apertura l'onore della Presidentessa della Repubblica Colinda Grabar-Kitarović. Sì, a questa edizione di quest'anno abbiamo il grande onore di ospitare e di avere anche la Presidente della Repubblica di Croazia, sicuramente un fatto di grande importanza che a noi dà un gran piacere e inoltre è importantissimo per questa nostra manifestazione che ormai è tradizionale e riconosciuta non solo localmente qua in Istria ma in tutta la Croazia, ma possiamo dirlo anche all'estero. Infatti sono tantissimi anche gli espositori e gli amici della città di Dignano che arrivano da altre parti dell'Europa, cominciando dalla vicina Slovenia, passando all'Italia, alla Serbia, al Montenegro e così via. Più di 100 espositori. Sì, tantissimi gli espositori, di anno in anno aumenta l'interesse degli espositori, quindi chissà, fra qualche anno bisognerà pure aumentare lo spazio a disposizione. Vuol dire che si lavora bene, si educano anche i giovani. Certamente si lavora bene, lo confermano anche le risposte degli espositori e anche degli ospiti. È importante mettere un accento sui giovani ai quali dobbiamo dare informazioni, sapere, conoscenza, tradizioni anche. Le giornate dell'olio d'oliva novello di Dignano si stanno trasformando in un appuntamento obbligatorio sia per i produttori e gli operatori del settore olivicolo di tutta la Croazia, sia per famosi ospiti stranieri. Gli investimenti nello sviluppo olivicolo e nella promozione dell'olio d'oliva stanno già dimostrando quanto siano giustificati. Basta osservare i risultati ottenuti grazie ai quali l'olio d'oliva sta diventando uno dei marchi di riconoscimento che rende famosa la Croazia sia nella regione che nel mondo. Signor Console, che cosa ne pensa delle giornate dell'olio novello qua di Dignano? È un brand famoso anche mondiale. Assolutamente sì, ormai ha acquistato l'olio d'oliva istriano in generale una grande fama a livello mondiale grazie alla guida
Flo Soleil, grazie a tutti i premi che conquista ogni anno. E questa manifestazione io ho visto anche come sia cresciuta negli ultimi 3 anni, sia diventata sempre più importante. Infatti sono molto contento che anche quest'anno il Consolato Generale vi partecipi con un proprio stand e che ci siano diversi ospiti dall'Italia, oltre naturalmente a tutti i produttori della nostra comunità che fanno molto onore. Le piace l'olio di Dignano? Con che cosa lo mangia? Anche ho imparato a degustarlo anche senza altro. Dunque mi piace moltissimo e lo consumo da quando sono qui molto spesso. Grazie. Grazie a lei. È stato firmato solennemente giorni fa presso la città di Dignano l'accordo di collaborazione fra la regione istriana e la regione del Međimurje da parte del presidente della regione istriana Walter Flego e del presidente della regione del Međimurje Matija Posavec. Ritengo che i nostri potenziali possano essere sviluppati al meglio in collaborazione con il prossimo. Per questo motivo per la regione istriana la costruzione di ponti di amicizia e collaborazione ha molta importanza. Proprio questa visione ci ha portato alla firma dell'accordo di collaborazione fra la regione istriana e del Međimurje. Si tratta di un connubio di 2 regioni laboriose guidate dal pensiero che si può sempre fare di più e meglio, ha ribadito il presidente Flego aggiungendo: ognuna con le sue peculiarità ma anche numerose somiglianze, desideriamo fare dei passi avanti per il benessere dei nostri abitanti. I settori nei quali desideriamo unire le nostre forze sono molti: agricoltura, turismo, economia, cultura, ricerca e innovazione. Dopo il discorso di saluto, il presidente Posavec ha voluto sottolineare le numerose somiglianze delle 2 regioni. Non è cosa frequente che 2 regioni che non sono vicine ma lontane possano avere tante somiglianze. Quando avete gli stessi obiettivi, gli stessi motivi, guardate nella stessa direzione, verso il futuro, allora vi trovate molto facilmente e molto presto in una piattaforma di collaborazione comune. Oggi noi la formalizziamo con l'accordo, anche se questa dura già una lunga serie d'anni. Innanzitutto attraverso l'economia e il turismo, ha dichiarato il presidente Posavec. E per finire la nostra comunità vi mandiamo in onda l'ultima parte del concerto che a Rovigno è stato organizzato per il compianto maestro Vlado Benussi. Con una suite di 6 cori, 6 cori che determinavano un po' le caratteristiche delle categorie rovinesi corali, così che manca solo la mattinata e avrebbe tutta la presentata, l'aria del nuoto, l'aria da comprata, il coro classico, il coro maschile, il coro femminile, in modo da dare un tutt'uno, una pennellata di Rovigno che arde e suona, può avere, diciamo, un'immagine di Rovigno con temi più variati, più diversi, sempre in dialetto rovinese. In questa chiesa, che si trova subito all'arco della scuola elementare, ho cantato moltissime volte sia come interprete, col quartetto e con altri compagni, come la capa di volo, la capa Iana, però quello che mi sta più a cuore dire è che ho diretto per moltissime volte concerti con la corale Franco Gardini della comunità degli italiani di Rovigno, cioè la società culturale, alla quale ho fatto parte per circa una trentina d'anni. Senza famiglia.
con Massimo, come nostro ospite. Ecco, Massimo, Vlado ci raccontava la suite di cori e ci porta un altro ospite adesso. Ci può annunciare il prossimo punto? Volentieri, volentieri. Allora, nel 2008 ho preso un invito di fare una vitinata artistica. Vlado, cosa faccio? C'è il testo. Prego, vado, dammi il testo. Ah, subito, subito. È già ricco. Benissimo, perfetto. Allora ti farò una vitinata, prima vitinata artistica nel mondo, perché di solito le vitinate sono tutte improvvisazioni. Qua non c'è improvvisazione, qua è scritta nota per nota. Avremo un gran piacere di ascoltare il coro della tecnologia di musica. Mentre salgono sul palco, un applauso per i giovani. Avete il piacere di sentire due canzoni, una vitinata per due voci soliste e corista su testo di Vlado Benussi e su composizione del maestro Massimo Brajkovic, che è già amico, e una canzone per due voci soliste e coro misto e pianoforte, Canti Memalinar. Saranno voci soliste Maria Kitzel soprano e Carolina Mattiasz mezzo soprano, studentessa piazzuana di canto solistico, per Gianico, e la docente artistica Maria Kukasz, che avete potuto apprezzare poco fa, soprano, e Maria Kitzel per Canti Memalinar. Al piano il maestro Massimo Brajkovic, dirigente, docente artistico Domenico Brischi. A voi le voci del coro misto dell'Accademia di Musica dell'Università Julia Dobrila di Bologna. Whoa!
E qui finisce un'altra comunità. Ciao!